Salve a tutti! Benvenuti a una puntata di questa serie sull'arte marziale mista ignoranti con Sara Curolili. Nella scorsa puntata li avete visti battere per la terza volta una leggenda della UFC come Rowdy Ronda Rousey. Adesso ci va a vedere cosa le aspetta, che incontri ha a disposizione, se dovrà scegliere, cosa potrà scegliere, cosa gli si ritroverà davanti. E vediamo. Abbiamo match contro Amanda Nunes o contro Autumn Gates. 5 settimane per entrambe. Però, vabbè, Amanda Nunes è un avversario più, diciamo, prestigioso, diciamo anche più forte. Però un avversario che abbiamo già affrontato, io preferisco per la nostra culo lì, ove possibile, avversari nuovi. Autumn Gates. Non ricordo di avergliela mai fatto affrontare questa Autumn Games. Autumn Gates, scusate, quindi cancelli d'autunno, va bene. E vabbè, credo che chiamerò così questa puntata, cancelli d'autunno. Credo proprio che la chiamerò così. E quindi vediamo. Vediamo un po' il da farsi. Allora, allenamento come al solito, sono 5 settimane, quindi direi di andare di allenamento a questa maniera. 5 settimane. Vabbè, solito allenamento, ecco, solite cose. Direi di partecipare. Addirittura già ci sono dei punti esclamativi di promozione. Intervista radiofonica, va bene, ci sta. E poi direi, no, allenamento perché insomma va portata in forma. Allora, direi, ecco, mettiamo su questo. Solito meno 10, meno 4, allenamento, infortunio lieve. Ok, con questo abbiamo fatto tant'è così, facciamo tutto il resto allenamento e direi che con la prossima iniziamo proprio con lo sparring. Tendente striker, vulnerabilità ai colpi. La vulnerabilità ai colpi è molto alta quando manchi un colpo mentre sei intento a sferrarne uno. Quindi questa è una striker. Questi cancelli d'autunno sono striker. Vediamo un po'. Ella. Ma questa è. Oh! Vai! Mamma mia, però questa. Ehi! Aspetta che cadete! No! Ok! Ehi! Eccolo. C'è da dire che qua vado molto. L'allenamento si va molto più allazzati perché. Sempre per il motivo che. Ui! Io devo fare molta attenzione allora se. Ehi! Perché. Comunque più si. Il fatto è che questo allenamento vado molto più allazzato, diciamo molto più accelerato perché più si colpisce, più si fa, più la forma si alza, ecco. Questo è normale che si sferrano molti più colpi, cioè, di solito del normale dei match, diciamo, qua nella modalità allenamento. Ora siamo 93%. 93%, bisogna portarla al 100. Abbiamo questi 60 punti più altre credo 3 settimane. Credo che ce la si possa fare, però ora vediamo, insomma, 95. Adesso portiamo a 97. Vediamo sempre infortuni lievi. Purtroppo con quella barra di. Che vedete sotto il nome, che è un po' la barra, diciamo, di resistenza fisica, ecco, della lottatrice. Purtroppo è normale che abbassandosi ci siano più, come posso dire, infortuni, ecco, che ci siano più infortuni. Più infortuni lievi, più infortuni di vario tipo. E fortuna, per
Fino ad ora sono stati solo infortuni lievi, il che insomma non è una brutta notizia. Niente, con questo poi vabbè, andiamo di questo, tanto per... Siamo comunque al 99% di forma, bene, direi che ci siamo quasi, considerando anche che 30... 30 punti li ho dovuti spendere prima per una cosa obbligatoria di promozione. Quindi torniamo qui. Ok, torniamo qui. Altri 30. No. Oh, questa non è una bella notizia, cuore. Dov'è che si allena cuore? Questo dobbiamo farlo perché gli strappi sono fortuni, sono dei malus definitivi. Cioè, ora con la fisioterapia quel meno 3 di cuore non lo si leva. Quel meno 3. Bisognerà riallenarlo per riportarlo al 100, che non è proprio una buona notizia. Comunque abbiamo 50 punti rimasti di settimanali. Direi però interrompere qui anche gli allenamenti, anche se abbiamo perso meno 3 di cuore. Però comunque allora, streaming videogiochi, no, Salini, non posso non farglielo fare, cioè, non posso veramente. Prevedi l'incontro, no, insegna. Insegni, la vedi insegnare Muay Thai, vabbè, non so come, è più per lei. Comunque, ora direi, vabbè, altrimenti qua vi... aspetta, mi sto ricordando che non ho fatto la fisioterapia, devo fargliela fare perché sennò mi becco anche per questo mezzo soltanto, però mi becco anche quel meno 10 di gioco di gambe. Allora, scrivi social media, ok. E si avanza e si va. Vediamo se si riesce a portare a un livello un po' più alto. Sì, addirittura clamore alto di match. Attenzione. Bene, bene così. Allora, ci siamo. Scusate, colpi di tosse. Scusate, un po' di solletico alla gola. Ma questo non mi impedirà di vivere con voi questo match contro un avversario. Contro quello che, almeno a mia memoria, è un'avversaria nuova per la nostra Lily. Questa Autumn Gates. Cancelli d'autunno. Io ormai mi sono fissato questi cancelli d'autunno. La chiamerò così questa puntata. Ormai sono... Cioè, la chiamerò così, cancelli d'autunno. Eccoci qua. Curo Lily Gates. Credo che sia per entrare per prima la Gates. Eccola qua. E vabbè, entra un po' yo-yo, un po' così. E vabbè. Autumn Gates Fighter. Ok. Mi dicono di lei, brawler, buona potenza di pugni, mani veloci come il fulmine. Ma nello sparring party ma avevamo parlato di Striker questo. Vabbè, lasciamo perdere. Ok. Quindi invece ti avrà di fronte una brawler. Ok. E allora, via un po'. Ora sta per entrare la nostra Lily. Eccola, acclamatissima dal pubblico, ovviamente. La nostra Curo Lily, quella che in ogni caso comunque rimarrà la greatest of all time. È veramente la greatest of all time perché è il primo personaggio in assoluto finora delle nostre serie che è riuscito a raggiungere questo livello. Nessuno prima di lei, nella mia serie, insomma, su UFC 3, è riuscito a raggiungere questo livello. Totto missioni eccellenti, takedown potenti, incontri persi in carriera 4. Eccola. Ed eccola qua. Pronta per il suo prossimo match. E carica. Non sai che carica. Tell of the tape. Finiamo un po'. 8 centimetri più in altezza per l'Autumn Gates. 4 kg in più. E 12 centimetri in più di portata per la Gates. Attenzione. C'è una. Ci ritrova davanti una vera e propria gigante. Almeno rispetto a lei. Un certo vantaggio fisico per la Gates, ma
Subito! L'ha sentito la Gates! Insiste! Lilly! Niente! Inizia benissimo la Lilly. E subito di nuovo! Si assente! Cerca di abbattere la gigante. La nostra Lilly, ottimo calcio corpo. Ancora la testa. Questa è brutta. Questa è brutta. Ancora. E di nuovo che sarà sentita. L'ha sentita la Lilly. Comincia di nuovo. Ancora Lilly. Prova a insistere e finire match. Niente. Postura alta. Rialzati. No, cerca di tenerla giù. Ok. Bene. E ancora giù. Prova a finirla adesso. Ed è finita. Signori, c'è un motivo per cui la nostra Curolini è considerata, è arrivata a livello di greatest of all time. C'è un motivo, c'è assolutamente un motivo, e lo mostra match dopo match dopo match, un match dopo l'altro, continuamente a mostrare questo motivo, tra calci, pugni e KO assortiti. Continua a far vedere il perché lei è la greatest of all time. E c'ha un solo obiettivo adesso. Un solo obiettivo, sai, adesso la nostra Curolini è quello di riguadagnare quel titolo mondiale che ha perso ormai 3 puntate fa. Quel titolo mondiale lo rivuole. E lo rivuole ad ogni costo. Vedremo nelle prossime puntate se riuscirà effettivamente a riguadagnarselo col titolo mondiale. Detto questo, io vediamo un attimo se succede qualche cosa mentre addirittura solo reazioni positive dai social, signori. Altre poi, queste in particolare, bene così. Se non succede nulla in particolare, direi che possiamo chiudere qui la puntata. E non mi sembra di vedere nulla in particolare, no. Direi no. Signori, a questo punto direi che possiamo salutarci qui e darci appuntamento alla prossima puntata delle arti marziali miste ignoranti con la nostra Sara Curolini. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.